realtà. Un grande imprinting sono stati proprio i film di Sergio Leone. Oggi anche abbiamo avuto occasione di farci due chiacchiere con Oscar proprio di quei film. Ed è vero che sono stati film, è stato grande cinema, è stato un'epoca del nostro cinema importantissima, ed era cinema in assoluto, non cinema italiano, era cinema e basta. È chiaro che quando un bambino vede certe immagini e ha quella passione, non può, magari così sotto traccia, la passione esplode. Quindi i miei sentivano in casa questa cosa, cioè io proprio se non mi portavano al cinema piangevo, crisi isteriche. È stata una passione fin da quando ero molto molto piccolo. Quindi quando avevo 20 anni, più o meno 19, che finì il liceo, mi stavo per iscrivere ad una scuola di teatro e mia madre in realtà lesse un articolo nel quale c'era scritto che Pupi Avati cercava degli attori o dei non attori per il suo prossimo film, che si sarebbe chiamato Fratelli e Sorelle, forse. Me lo disse, io andai a fare questo incontro. Chiaramente Pupi Avati non c'era, c'era quello che si chiama un casting, cioè quello che cura il cast o la ricerca degli attori e dei non attori per un regista. Poi feci un secondo incontro con lui e un terzo, questa volta un provino. Andai a fare questo provino, c'era un monologo da imparare, non sapevo cosa volesse dire imparare un monologo, quindi c'ero dietro poi lì al momento, scusate. E mi mise a imparare questo monologo e andai a fare il provino. Chiaramente, non avendo mai recitato né niente, e lui dandomi praticamente nessuna indicazione, voleva vedere come mi comportavo recitando, io andai, imitai, pensando che nessuno potesse capirlo, Robert De Niro, faccio per dire, perché anche quello, tutto quel cinema americano era un altro cinema. C'è un po' di eco forse? Sentite? No. Ma fammi capire, hai fatto la scena? Devo tenerlo più vicino. Davanti a Pupi hai fatto la scena, hai qualche problema? Più o meno. Stai parlando con me? E alla fine mi prese, quindi io pensai, ho fatto un gran provino, eccetera. In quel film eravamo in due fratelli, io e un altro attore che si chiama Luciano Federico, e poi ci prese, poi ci convocò e disse: ragazzi, ho scelto i due attori che hanno fatto uno il provino migliore e uno il provino peggiore di tutto il cast. Suspense. Poi con un tempo teatrale fantastico si gira verso di me e mi dice: tu non hai fatto il provino migliore.